Uomini e donne, Nicola e Carlo dopo l'iPhone 16, durerà poco, lei una noia. Si chiude il percorso di Nicola Uomini e donne. La tronista, nel corso della puntata trasmessa oggi pomeriggio su Canale 5, ha svelato il nome della persona con la quale intende costruire un futuro fuori dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi. Ad avere la meglio è stato Carlo, che ha così battuto l'altro pretendente Andrea, anche lui in lizza per la scelta. Sta di fatto che l'epilogo del percorso della tronista ha scatenato un vespaio di critiche e polemiche sui social tra i fan della trasmissione. L'ultimo appuntamento con Uomini e donne di questa stagione si è concluso con la scelta finale della tronista Nicole. Un percorso decisamente breve per la protagonista di questa seconda parte della stagione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, la quale ha scelto di portare a compimento il suo percorso andando via insieme a Carlo. È lui il pretendente che, al rush finale, ha fatto breccia nel cuore della tronista, la quale si è trovata a rifiutare l'altro pretendente, Andrea, considerato dai fan sociali il super favorito per la scelta. Sta di fatto che la nuova coppia composta da Nicola e Carlo non ha entusiasmato più di tanto i fan della trasmissione di Canale 5. Al punto che in tanti sostengono che questa coppia non durerà a lungo. Quella di Nicola è stata una scelta affrettata e c'è da scommettere che questa storia d'amore non durerà moltissimo fuori dal programma Mediaset, ha scritto un utente commentando l'epilogo del percorso della tronista. Finalmente termina uno dei troni più noiosi di questa edizione. Nicola una lagna senza precedenti, ha sentenziato ancora qualcun altro puntando il dito contro la tronista. È vero, quello di Nicola è stato un trono decisamente noioso, ma va detto che è stata trattata malissimo da alcuni volti del trono over. Potevano evitare certi attacchi, ha scritto ancora un altro spettatore social. Una scelta priva di emozioni. Lei non mi ha mai convinto fino in fondo. Si è fatta notare solo per i suoi scontri con Roberta di Padua, ha sentenziato qualcun altro. Tra Nicola e Carlo dubito che potrà funzionare fuori dal programma di Canale 5. Secondo me lui la mollerà nel giro di qualche settimana. Sembrano abbastanza incompatibili per costruire qualcosa di serio e duraturo assieme, ha chiosato un altro fan di Uomini e donne.